La ditta Campi nasce nel 1992 insieme alle prime vetture dotate di filtro antipolline. Nel 2008 nasce il marchio Mistral Air Ventilation Filter, dedicato interamente al settore dell'aftermarket. Abbiamo creato per questo, per servire sempre meglio l'aftermarket, una logistica dedicata, un e-commerce e tutta una serie di supporti oggigiorno fondamentali secondo noi per quanto riguarda il mercato del ricambio. Ne abbiamo sempre fatto primo impianto e la qualità del primo impianto l'abbiamo portata nell'aftermarket. Alcune cose importanti che trovo giusto sottolineare sul filtro aria abitacolo sono le caratteristiche che devono avere un filtro aria abitacolo, perché il filtro aria abitacolo è l'unica barriera tra quello che c'è per terra, per strada, i fumi delle macchine, tutti gli inquinanti oggigiorno presenti nelle nostre città e i nostri polmoni. Infatti la presa d'aria di una vettura è posizionata a un'altezza di circa un metro e mezzo dal livello stradale, che è la fascia che, se noi misuriamo, è alla più alta quantità di inquinante presente sulle strade delle città. Benissimo, quindi un filtro di abitacolo può essere di due tipi innanzitutto, può essere un filtro particellare o un filtro combinato con dei carboni attivi. Il filtro particellare ha un'azione in tutti quelli che sono i PM10, PM2,5, cioè tutti quei particolati che noi conosciamo anche quando si parla di inquinamento, oltre che chiaramente i pollini. Chi soffre di allergie è ben a conoscenza di quanto sia importante un filtro aria abitacolo, perché il filtro aria abitacolo trattiene, se è un filtro di qualità, il 100% dei pollini inquinanti e quindi ci mette al riparo di crisi allergiche mentre guidiamo. Nel caso di filtri combinati col carbone attivo, all'azione del materiale particellare viene associata un'azione da parte del carbone attivo fatta dai grani di carbone attivo. Chiaramente è molto importante ci sia una discreta quantità di carbone attivo per metro quadro del filtro e che la velocità di attraversamento dell'aria su un filtro sia relativamente bassa, quindi in parole povere serve un materiale abbastanza fitto per quanto riguarda la plissettatura del materiale. Se ci fosse poco materiale filtrante avremmo una scarsa azione filtrante anche da parte del carbone attivo. Una cosa molto importante è la tenuta che il filtro deve fare all'interno dell'alloggiamento, quindi è importante che il filtro, dove è necessario, abbia dei rinforzi sulle testate del filtro, che abbia una resistenza strutturale, se necessario deve avere una guarnizione e in alcuni casi è molto importante abbia anche una maniglia per poterlo estrarre dall'alloggiamento dove è contenuto, perché chiaramente altrimenti l'installatore si trova poi a doverlo rompere usando delle pinze, usando delle cose strane. Quindi queste sono le più importanti caratteristiche. Un filtro deve quindi garantire la tenuta sui bordi e deve avere un materiale filtrante di altissima qualità. Noi per questo utilizziamo dei materiali filtranti solo ed esclusivamente certificati secondo la normativa UNI EN779, che è la normativa di riferimento a livello europeo per quanto riguarda l'aria che respiriamo nelle abitazioni, negli uffici e via di questo passo. Questo filtro permette di essere piegato per facilitare l'inserimento in alcuni casi e ha un materiale sui bordi estremamente particolare perché permette, è estremamente soffice, fa proprio anche un effetto guarnizione, quindi ci permette di avere una perfetta tenuta sui bordi del filtro. Questo è un test di stress che si fa per il primo impianto, cioè i filtri devono resistere a delle compressioni, magari a un meccanico che ci mette un ginocchio sopra quando lo installa e così, e il filtro, malgrado sia stato stropicciato, deve ritornare poi alla sua forma originale, senza essersi smontato, rotto o via di questo passo. Questa è una cosa che normalmente nell'aftermarket non si chiede, ma è una cosa importante del primo impianto, che per cui i nostri soddisfano questa caratteristica. Per noi è fondamentale che un filtro di abitacolo faccia il suo lavoro di filtro, quindi deve tenere il più possibile fuori dal nostro abitacolo tutti quelli che sono gli inquinanti pericolosi per i passeggeri. Per la ditta Campi è molto importante stabilire con il proprio cliente un rapporto di fiducia reciproca e di stretta collaborazione. Secondo l'azienda, il cliente è il partner ideale con cui lavorare per giungere insieme al medesimo risultato, ovvero fornire il miglior prodotto sul mercato.